Sono 7 sulle 12 che operano nel territorio di Sciacca le farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid e che si stanno preparando nella speranza che a partire dal prossimo mese arrivino le dosi. La conferma arriva dal presidente dell'Ordine dei farmacisti di Agrigento, Maurizio Pace. Le novità sono positive perché in tutta Italia abbiamo riscontrato un'adesione pari al 50%, in alcune regioni un po' più bassa del 40%, ci sono state punte massime come in Piemonte del 60%. Nella nostra regione Sicilia siamo su un'adesione del 50% di farmacisti che hanno già dato la loro volontà, hanno espresso con una lettera di adesione la loro volontà a partecipare alla campagna vaccinale. Quindi questo è un fatto molto positivo perché è chiaro che è un'apertura, una disponibilità a collaborare con l'attuale commissario e con il governo per iniziare questa campagna massiva di vaccinazione che è utile e propedeutica alla risoluzione del problema pandemico come abbiamo visto in altri paesi come l'Inghilterra. Ovviamente le farmacie potranno aderire, partecipare in maniera concreta alla campagna solo dopo che avranno superato i farmacisti che operano all'interno delle farmacie il corso che è stato istituito dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi dopo il superamento avranno l'autorizzazione e la certificazione riconosciuta e poi ci sarà anche un brevissimo percorso formativo pratico in presenza di un medico o di un infermiere per quelli che saranno i primi momenti di inoculo che verranno certificati dagli stessi sanitari che daranno, il patentino, chiamiamolo così, di vaccinatore al farmacista per poter partecipare in maniera concreta a questa campagna. Tutto ciò ovviamente si realizzerà nei prossimi mesi, quando arriveranno le dosi per poter realmente vaccinare nelle farmacie. Quali sono al momento però le previsioni? Ma guardi, noi contiamo di finire la campagna di preparazione entro aprile, primissimi di maggio. Si prevede l'arrivo delle dosi che verranno inoculate in farmacia, parliamo del vaccino Johnson, entro i primi di maggio. Quindi contiamo entro il mese di maggio di iniziare dopo le relative autorizzazioni prese d'atto da parte dell'ASP, di verifica anche dei locali e di organizzazione da parte dei farmacisti, di poter iniziare questa campagna. Ovviamente sempre tutto dipende dall'arrivo e dalla consegna delle dosi che verranno conservate in maniera corretta presso le farmacie, chiaramente. A Sciacca ad oggi hanno aderito 7 farmacie su 12 con un numero di farmacisti, di operatori che operano all'interno delle strutture superiore a 25-30 farmacisti.